Oggi vi presento una delle mie passioni, ossia i kimono giapponesi. E io di solito li tengo in una scatola e li tiro fuori quando ho voglia di guardarli o di indossarli. Logicamente, come a guardia di ogni tesoro c'è un drago, da me invece ci sono due gatti. Cosa dite? Mi lasciate aprire la scatola? Là. Favore. 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 Ok, questa è la scatola dei miei kimono, che per spostarla ho sempre bisogno di Marco perché è pesantissima. I kimono, essendo in seta, pesano molto. Quanti sono al suo interno? Sono 7 più gli accessori. È una scatola veramente grande. Per riporre e piegare un kimono in modo che non si sgualcisca o si rovini, è una tecnica dedicata. È abbastanza semplice perché le linee guida sono proprio i pannelli stessi che lo compongono. La chiamano tecnica della bustina del tè, ed è in più passaggi e segue appunto le linee dei pannelli che vanno sovrapposti, piegati più volte in modo da creare una L. Qui. E dopodiché piega anche la manica, perché il tessuto è delicato e logicamente in una casa giapponese riesce più facile perché essendo sul tatami per terra è semplice. È un po' più complicata la questione, ma... Come piegare un kimono? Per indossare un kimono ci vuole anche un obi, ossia la cintura che poi viene messa in vita. Allacciata dietro in varie fogge. La più comune è quella a tamburo o taiko. Ci sono diversi tipi di obi a seconda della lunghezza. Per esempio troviamo il Nagoya obi, che sono un po' più semplici da utilizzare perché sono più corti e sono già piegati, ossia non sono una fascia unica, ma il tessuto viene piegato e cucito in modo da agevolare la messa in posa praticamente, perché questa diventa la cintura e si ha una piccola parte da legare intorno alla vita, e la parte più larga va a formare direttamente quello che è il fiocco stesso. Sono sempre in seta. Io più che altro li ho comprati per i decori e per quello che mi piace. Mi piacciono questi in arancione con i fiori, oppure questo, non so se si apprezza nel video, ma è un bianco, diciamo, cangiante, e ci sono delle decorazioni di montagne con fiori di ciliegio. E queste specie di linee li chiamano corsi d'acqua, praticamente tutto stilizzato. Questo è un Nagoya Obi, quindi corto, anche questo è un Nagoya Obi, anche questo. Questo invece è quello che dovrebbe essere un obi normale, ossia un fukuro obi, la lunghezza intera, non è piegato. Questo sarà lungo quasi 4 metri e bisogna arrangiarsi a piegarlo quando lo si indossa, quindi bisogna vedere ancora le pieghe di chi lo usava, va piegato a metà e poi agganciato dietro. È bellissimo perché è tutto argentato, iridescente. E queste sono delle rondini, dei decori a stream, cioè corso d'acqua e fiori di ciliegio. Lo trovo molto bello, questo mi era piaciuto per il colore argentato e iridescente, quasi madreperla. Buongiorno amici e buon sabato a tutti quanti. Oggi per noi è sabato 11. Buongiorno! Ho tirato fuori tutti i miei kimono e li sto facendo prendere aria. Allora dovete sapere ragazzi che Anna è un'appassionata di Kimono? Vintage. Giappone, kimono vintage, ha una collezione Piccolina, ma. di kimono. Andiamo a vederli. Ha un bellissimo disegno Ma che si con chiama?
Kuro Tomesode. Ok. Perché è nero? Kuro vuol dire nero. Sono formali, questo è un abito formale, mi piace molto perché ha tutte le gru e le foglie d'acero. Quanti anni hanno questi kimono? Ma non sono vecchissimi, però sono inizi 900. Circa 100 anni comunque. Sì, diciamo che magari questo è molto vecchio. Infatti ha molte macchie di muffa, praticamente, Sono perché la seta è originali. un materiale vivo, quindi purtroppo ha i danni del tempo. Questo è un po' più recente. Questo è molto carino, giallo, con le farfalle. Le farfalle sono, non sono disegnate, ma sono ricamate, c'è anche del filo d'oro. E dopo ci sono sempre i disegni. Logicamente i disegni sono fatti a mano. Questo che è più semplice, questo è una stampa, non è dipinto. E poi questi che sono molto graziosi. La seta ha un motivo. E poi dei ricami meravigliosi con i fiori e le farfalle. Anche qui c'è il filo dorato. Non so se riesco a farlo vedere, vediamo. Vedete che È nel nero argentato. si sente proprio come si può dire, lo spessore. Ma che bello! Scusa, che c'è l'acero lì, cos'è che Foglie d'acero, una farfalla. E questi, mi piace, molto è? carini. Quindi questo è molto Sempre bello. ricamato, mi piacciono i ricami dei fiori. Più che Siamo. altro gli sto facendo prendere aria perché sanno un po' di muffa, essendo chiusi. Sono vecchi, quindi l'odore un po' stantio. Internamente, logicamente, siccome sono usati, le fodere sono leggermente Macchiate, rovinate. Sono però stati lavati, però la seta è un materiale vivo, una volta che lo rovini. Infatti è per quello che magari i giapponesi li mettono un po' di volte e poi li vendono nei mercatini dell'usato. Questi sono tutti usati, sono vintage, quindi portano i segni del tempo. sono E bellissimi. sappiate che lavare i kimono non è esattamente facile perché l'acqua macchia la seta, quindi molto spesso non li lavano, li danno via. Io li sono riuscita a lavare con un metodo che ho trovato su un sito giapponese. Insomma, sono venute via parecchie macchie. Però è stato difficile, nella vasca a mano. Questo è il tuo preferito. Questo è il mio preferito. Questo ragazzi addirittura ha Il Family Crest. il Lo sigillo, stemma lo stemma delle del famiglie. casato E questo anche in particolare la del firma. clan. Questa è la firma dell'artista che ha prodotto questo kimono. È vecchissimo, poverino. Però anche questo è molto Questo molto è bello. bellissimo, eh. Non Guardate che so se si meraviglia. percepisce che la seta ha una trama tessuta diversa. È bellissimo questo qui, eh. Ecco, così avete scoperto, ragazzi, una delle passioni di Anna. Dopo me ne metto Abbiamo anche la fortuna di avere un bel giardino. Non è un giardino giapponese, però comunque un bel giardino. Il bambù non manca. uno. C'è troppo sole. C'è tanto sole, Penso lei devo tirarli dentro prima che è si un po' un macchino. vampiretto, quindi Ho kimono. deciso di mettermi il mio preferito, che è questo Kuro Tomesode, ossia questo kimono nero con la fantasia di gru e alberi. A me piace moltissimo. Mettersi un kimono è un processo molto laborioso e richiede molti accessori. Oltre al kimono stesso, abbiamo bisogno diciamo, della biancheria, dopodiché chiamiamola sottoveste o nagajuban. Questa è una sottoveste, ha la stessa forma del kimono e viene portata sotto al kimono. Non si porta il kimono senza niente sotto, non viene usato come vestaglia, è un abito formale. Ci vogliono anche i tabi sono divisi, il pollice è diviso dal resto delle dita, logicamente per indossare questi sandali di Chori. Sono necessarie anche una serie di aiuti, diciamo, per riuscire a tenerlo chiuso e allacciarlo in maniera corretta. Abbiamo per esempio una serie di dattegime, che sono delle fasce che ti aiutano a chiudere il kimono in maniera corretta, semplicemente perché la forma giusta di un kimono addosso è una forma cilindrica, ossia la totale assenza di forme, come le forme femminili. L'eleganza nella cultura giapponese, nella cultura del kimono, è l'assenza di forme prorompenti e quindi la riduzione a dei modelli geometrici come il cilindro.
Oltre al kimono, si indossa la cintura. Questo è un Nagoya Obi, è una cintura proprio che viene poi girata intorno al kimono stesso e allacciata per dietro con un fiocco, logicamente con l'aiuto di appunto di questi nastrini qui. E dopo lo si chiude con un obijime, questo nastrino qui. Ciao, da me e dal mio kimono preferito. Minasanoyo! Ci ho messo un bel po' per mettermelo perché avevo qualche problema a fissare questo. Mosaico. La cintura. Però insomma alla fin fine è riuscito. Guardate che bei ricami che ci sono. Troppo vicino, mi sto facendo brutto, non sono neanche truccata. E tu non ti trucchi mai? Quello è bello. Forse devo anche sentire Osmana che dice. Osmana sono utili perché nelle tasche ti puoi mettere qualcosa, tipo un fazzoletto o il ventaglio. I sandali buoni tabi. Spero di non avervi annoiato oppure deluso, ma questa è una delle mie passioni. Se avete qualche domanda, come non scendo troppo nel tecnico, lasciatela pure nei commenti. Arigato gozaimasu. Ciao, grazie.